Benvenuti in quel posto in cui senti l'irrefrenabile voglia di accomodarti nonostante sia freddo e scomodo. Il cesso! Al cesso con le coliche, signori! Abbiamo il nostro misterioso ospite incappucciato nella doccia. Nessuno sa di chi si tratta. Nonostante ci sia l'immagine di copertina su YouTube, sul video a cui avete premuto play. Però noi manteniamo questa... Manteniamo questo mistero, signori. Lo abbiamo odiato e poi amato in Scam. Ci ha fatto ridere e commuovere in Tutti parlano di Jamie. Protagonista di Stranger Things. Che cosa stai dicendo? No. C'entra Stranger Things? No, c'entra niente, non è lui. Scusa. Lui è un sex symbol sia per il pubblico femminile che per quello maschile. Signori, Giancarlo Comare! Buonasera! Grazie buonasera. Per essere venuto nel nostro Sicuro non hai fatto Stranger Things? Io? Magari. Usciva il naso, rasava la testa. Era la controfigura. Non era una donna. No, facevo la controfigura. Controfigura, per niente. Siamo uguali, vedi? Da quel lato siete assomigliati, è vero? Comunque, grazie per avermi invitato la prima volta al cesso. È molto... Non sei mai stato tu al cesso? Neanche al tuo. No, dico. Non sono mai stato a casa vostra. Dico grazie per avermi invitato. La prima volta a casa. Allora, Giancarlo, ti vediamo accaldato. Quindi, momento spogliarello. Parecchio, puoi parecchio. Toglierti il. Solo per voi. La mantella. Ecco. Che robetta, signora. Lo metto qua. Esatto, esatto. Appendi lì. Ma c'è un appendiabile? Sì. Non lo sapevo neanche. Sembra un po' Pikachu questo. Sì, ha quei colori lì. Pikachu, il color Pikachu. Electra base. Sto andando troppo sul nerd. Allora, Giancarlo, tu. Sei un sex symbol, allora non ti definirei tale, sicuramente. No, no, sei... Nessun sex symbol dice di essere un sex symbol. Ma io sono e questo lo rende ancora più sex symbol. Ah, certo. Vedi? Certo. Quindi presentati. Io? Sì. Come ti descriveresti su Tinder? Guarda, farà quella cosa. Beh, è una descrizione bellissima questa. Vedi? Perché non ha bisogno di descrizione. Questa. Cioè, solo no, la foto. Ma io in realtà ci metterei una bella palla da discoteca. Ah, ma fatto bianco. No, ma non stiamo calmi. Una palla sola da discoteca. Una palla da discoteca che dice tutto e dice niente. E dice niente. Ma come foto o come emoji? No, come emoji. Ah, esiste l'emoji della palla da discoteca? Sì. La credemo, Claudio. Come è stato passare dal bullo tenebroso di Scam ai tacchi a spillo di Jamie? Vabbè, bulletto, diciamo, già era faticoso quello, perché mai non lo sono stato, anzi forse il contrario. Dall'altro lato non ero mai stato su dei tacchi e non è neanche su dei tacchi da 15 centimetri, insomma, quindi a ballare, ma poi dovevi dire a ballare. Esatto. No, fortuna tra virgolette che mi sono preso il Covid e sono rimasto 3 settimane a casa. E in quelle 3 settimane sostanzialmente mi hanno portato queste scarpe e mi hanno detto devi imparare ad andare sui tacchi. Eri asintomatico, voglio sperare almeno. La prima settimana. Poi in realtà è stato un po' più complicato, però vabbè, è passato. E c'è stata la mia coinquilina dentro, Jamila, nonché anche mia migliore Jamie amica, che lei insegna Hills, quindi a ballare sui tacchi. E fortuna appunto che abitavo con lei, abbiamo passato queste... da commercialista in queste... ah, c'è da pagare queste... l'Ilse una settimana queste... sui tacchi. Queste 3 settimane le abbiamo passate praticamente sui tacchi, io venivo frustato da lei, lei letteralmente? Mi... sì, fa parte dell'Ilse. Sì, perché cioè, tu camminavi e schiena dritta, culo fuori, culo dentro, fa così, così fai cacare di cioè... tacchi in casa, un intensivo. Esatto, esatto, poi capisci, cioè, eravamo in uno spazio tipo questo, quindi non è che era proprio così agevole, coreografie, cose, cadute. Beh, è stata bravissima. Perché, è stata insomma, bravissima, è stata bravissima. Ma all'inizio, quando sono salito, mi fa, guarda, non per offenderla, ma sembri Maria De Filippi. Poi, alla terza settimana... Chissà se a Maria De Filippi dicono sembri con mare. Vedi, poi alla terza settimana mi fa, oh, lo sai che poco poco ci stiamo avvicinando a Belen? Però c'è da dire che sei partito da Maurizio Costanzo prima, no? Io prima sì, ma guarda, la prima volta che sono salito ho fatto una bella caduta in avanti, cioè, ah, si cade non, proprio? Non è facile. Dal pubblico? No, no, da solo. A casa, con la conquilina. No, sul pubblico ho rischiato una volta solo, ma me lo sono cavata molto bene. Sì, sei caduto? Non sono caduto, stavo per fare un bel volo. Si è salvato in extremis. E a questo punto, a proposito di figure di merda, perché stavamo dicendo quello... Ora ti faremo 3 domande. Ok. Un'idea di merda che hai avuto nella vita? Quando dici che idea di merda? Tantissime, cioè mica solo una. Una. Ce ne fosse stata una, mi stringevo le mani. Idea di merda, adesso una che mi viene in mente è una volta che stavo cucinando, ho tagliato del peperoncino, ho condito la pasta col peperoncino, nel frattempo stavo gesticolando, parlando come al mio solito, mi tocco la faccia e a un certo punto inizio sostanzialmente a sentire...
la mia faccia che insomma iniziava a bollire, no? Pure quindi la faccia brucia quando ti tocchi il peperoncino. Ma voglia, ma poi non la mettere sugli occhi perché vabbè, è finita. Vabbè, da qui, sostanzialmente da qui dicevo, caspita raga, cioè, mi brucia il mento, non capisco che succede. Cioè, oddio, mi bruciano anche le guance, non capisco che succede. Cioè, oddio, mi bruciano anche gli occhi, cioè da solo mi stavo infettando tutto. Preso dal panico, corro in bagno, mi lavo la faccia cercando, è peggio. Allora mi viene un'idea di merda. Okay. Allora, tu, almeno, non lo so se quindi si usa anche a Roma. Quindi il peperoncino in sé per sé, ancora deve arrivare. No, deve ancora arrivare. Non so se qui a Roma si usa, però giù da noi, insomma, quando ti brucia la bocca perché hai ingerito il peperoncino, ti fanno mangiare del pane per assorbire. No, si usa fare questa cosa. Quindi io che cosa faccio? Dico, vabbè, prendiamo del pane. Poi, siccome so che anche il latte aiuta, immergiamolo nel latte. Quindi sono... hanno iniziato a tirarmi queste fette di pane con il latte, a spremermi tutta la fascia di latte e di pane, ma alla fine non è servito a niente. Perché... direi di no, perché funziona se lo mangi, non se te lo dite. Che... funziona perché se mi dite se mi dite una soluzione no. Se mi dite una soluzione ancora mi per brucia. La prossima volta magari invece un'altra volta un aneddoto di famiglia colica. C'era questo ospite abbastanza importante a casa. A un certo punto, stessa cosa, peperoncino, cosa, si lava la bocca, la faccia. A un certo punto, vado un attimo in bagno e si sente: sono cieco! Sono diventato cieco. Perché si era toccato gli occhi e bruciava molto. Sì, sì. Invece, sempre sul tema merda, qual è stato il tuo appuntamento di merda? Fortunatamente non ne ho avuto così tanti, ma quelli che ci ho avuto, insomma, me li ricordo. Allora, era la seconda volta che ci vedevamo. La prima volta, diciamo che era stato il momento in cui avevamo un po' deciso di metterci insieme, no? Avevamo 15 anni, praticamente la mia prima storia. Seconda volta che ci vediamo, siccome la prima volta, sai, l'imbarazzo, quindi il bacio comunque lo dai, però non è mai quello, no? È sempre quel bacio un po' sfuggente, così, a stampa. E quindi la seconda volta che dovevamo vederci, io... tutto contento, diciamo, mi preparo a questo momento, no? Quindi avevamo questo appuntamento in piazza, io scendo in piazza, sto lì tutto teso che l'aspetto, mi preparo, diciamo, a fare le prove, le cose, mano, quello e quell'altro. Mano. Te baci la mano. Quando te baci... Ah, certo. No, quindi tutte quelle robe là. Niente, a un certo punto lei arriva, bellissima, io... parto con quella veemenza, no? Perché comunque ormai insomma mi ero organizzato, mi ero esercitato, sì, prove su prove, quindi arrivo, vado sicuro, infilo la lingua, aveva mangiato 1 chilo di aglio. Oh. Ti giuro, cioè, non è successo, ma lì le stavo per vomitare in bocca. Cosa e non ho saputo prove? Non ho saputo resistere, cioè dalla mia faccia si è visto tutto il disgusto, io dopo praticamente me ne sono andato a casa. Subito, proprio senza neanche... No, subito no, non è che sono stato una merda, vaffanculo, fai schifo. Boom, però poi per non far vedere la tua reazione immediata però hai capito un po'... Cioè, sì, ammorbidisci cose, stai lì un pochettino, dopodiché sai, io devo andare a casa, via. Prossima volta che fate le prove, che baciate, beh, mettete un po' di bruschetta. Spargete l'aglio, così sì. Siete un po' già... di pomodorino. Pronti, esatto, origano, tutto quanto. Giancarlo, tu ci hai mandato una foto di me, che... ridono. Vai, vai. Giancarlo! Sì. Giancarlo ci ha inviato una foto di merda. Ma non di sua iniziativa, gli abbiamo chiesto noi. Spiega perché. Credo vada in giro a mandare foto di merda. Che ne so, questi sono fatti suoi. Sicuramente non la manda a noi la foto sua così. No, diciamo che non è una foto che mando così spesso in giro. Esatto, perché noi abbiamo chiesto di mandare una foto di merda. Cioè, da dire pure io, diciamo, mi mandi poi le foto di merda, tutte foto in cui era fregnissimo. Non è una foto di merda. Abbiamo dovuto insistere, ecco. Anche comunque questa qui che vedete qua. Non è una foto di merda, no, mi dai, sembra che, dai, che nel caso nostro sarebbe la miglior foto in galleria. Sì, esatto, da mettere come immagine profilo di tutti i social. È una foto imbarazzante. Beh, sì, mica sa, cioè, la posso dire. Ce l'abbiamo fatta sovraimpressione. Qui la vediamo. Come lì. Vedi? No, è una foto di merda perché era sicuramente una situazione dove non volevo essere scattato. Sono nudo dentro una vasca. Ma con c'era della qualcuno schiuma. Dentro l'acqua? No, dentro l'acqua no, erano in bagno, cioè non ero da solo. Emersero. Stavamo festeggiando, scattavo. Sai, così, stavo ubriaco, un pochettino, alticcio. Così, bevevi della schiuma, tra l'altro. Bevevo della schiuma perché cioè, sono inondato di schiuma e non
volevo che mi si scattasse questa foto, insistevano, io insomma stavo molto a disagio, e effettivamente è uscita fuori una foto di merda. Cioè. Che non è una foto di merda, dai. No, ma foto buffa. Io sono pieno di foto, cioè, di forse merda. Forse foto di merda, nel senso che non è scattata un granché. Ah, lui, ok, il fotografo, quindi. Il fotografo non è un bravo fotografo. È stato malmenato. Quello... Non so che fine abbia fatto, quindi può darsi che... E ci siamo capiti. Capiti. Ecco. Ci siamo capiti. Sparito così. Fotografo. Ci siamo. E qui torna il bullo di Scam. Sì. Siamo nel bagno, il posto adibito all'intimità. Alla privacy, all'intimità. Cos'è che tu non faresti mai e poi mai in pubblico, ma che ovviamente magari nell'intimità fai? Intimità non vuol dire per forza... In senso, in privacy. Che accento londinese? Hai visto? Ti vengono tutte cose non che non fare come dire. Se stessimo fissando, aspettando la risposta. Non esatto. Fare come se ci fosse un pubblico a guardarti da casa. Ho un'ansia. Monteremo tutta questa attesa. Tutta. Anche se forse l'ho già fatto, non mi scaccolerei, cosa che in realtà faccio spesso. Tutti lo facciamo, ragazzi, tutti. Un applauso a chi si scaccola. Oh, però posso dire così, proprio... Mi piace guardarle, certo, a pallottorarle, attaccarle su qualcosa. Comunque è una risposta comune questa degli ospiti. Le caccole. Cioè vanno sempre là. Sono cose che posso dire, una cosa, possiamo sdoganare, tutti hanno le caccole. Tutti, certo, tutti. Io ho smesso pure di non farlo in pubblico. Non me ne normalizziamo, me too. Io quando ero piccolo pensavo di essere sbagliato, invece poi ho scoperto che ce l'abbiamo tutte, quindi è stata... Sarebbe sbagliato non avere le caccole, sarebbe da preoccuparsi. Caccoliamoci tutti. Ecco, poi mi vedo nella doccia, rimane tutta la scomparsa. Momento filosofico. Oh, no, vabbè, me ne vado. Momento serio ci voleva qua. No, no. Allora, noi adesso abbiamo tutti ormai preso l'abitudine di andare al gabinetto con il telefono, con lo smartphone, per fare, sì, insomma, vedere i contatti, i messaggi, sì, social, eccetera. Ma se tu non avessi il telefono, cosa faresti in bagno? A cosa penseresti in bagno? Ma in realtà ti dico, è vero che me lo porto spesso il telefono in bagno, ma quando mi capita di andare in bagno senza telefono, spesso mi capita di pensare a cosa, a come mi devo organizzare la giornata, oppure la settimana, oppure i vari viaggi che magari mi voglio fare. Cioè, solitamente si tratta di organizzazione, di qualsiasi tipo, ma di organizzazione, quella è la cosa che più saremmo è frequente. Saremmo tutti persone migliori se non ci portassimo il telefono in bagno. Oh, sicuramente, io sicuramente, perché vorrei essere una persona organizzata. Passiamo invece a un momento che fa parte, diciamo, un momento fisso del nostro programma, ossia quello in cui noi ti facciamo una serie di domande sparate. Bruciapelo. No, raga, io vado in ansia. No, tu devi rispondere senza pensarci, senza troppo pensarci. Tanto le capitali te le ricordi? Sì, sì. Le capitali, no, non le ho studiate mai. Mai, sapevo solo Barbabietola da Zucchero in geografia. Il settore? Il settore? No, neanche. Terziario. Bene, allora faremo una serie di domande e tu risponderai così, senza perdere troppo tempo. Bidet, davanti o da dietro? Davanti. Mano destra o mano sinistra? Destra. Dentifricio spremuto da sotto o al centro? Centro. Pipì in piedi o seduto? In piedi. Cosa non deve mancare? Seduto, dipende dalla mattina. Cosa non deve mancare mai quando caghi? La carta igienica. E la carta igienica economica o quella costosa? Soffice. Srotolata verso il muro o in avanti? Verso il muro, perché se davanti mi dà fastidio. Ahia. Uno strappo solo o mezzo rotolo a cagata? Due. Dai, a due rotoli? Due rotoli. Ammazza. Quanto tempo passi sul cesso? Io sono fast and furious in realtà. Se mi porto il telefono... Quindi per lui... Subito, io mi siedo, faccio e vado. Porta aperta o chiusa? Chiusa, sempre. Deodorante, spray o stick? Li odio entrambi. Li odi? Entrambi. Non usi, sì. Che è il talco. Io ho notato che se uso il deodorante, che sia spray, mi puzzano le ascelle, se non lo uso non mi puzzano. Ah, vedi? Non ci senti più. Vero, c'è una mia amica che se lo fa al cocco da sola con l'olio di cocco ed è la soluzione ideale. Io non l'ho ancora provato, però lo mi hai instillato un nuovo complottismo in testa. Ora penso che se mi metto il deodorante è tipo quando si diceva il burro di cacao, che se te lo metti ti puzza. Bravo, io vi giuro, me lo metto, puzzo. Ti lavi prima i denti o prima il corpo? Denti. Vasca o doccia?
Doccia. Acqua calda o fredda? Calda. Shampoo 3 in 1 o 1000 prodotti diversi? 3 in 1, sti cazzi. Ma che c'è frega. Ma sì, crepi lavarichi, non c'è niente. No, grazie, il contrario. Adesso. Momento gioco. Vediamo un po'. Si gioca. Anzi, noi ci laviamo e tu giochi. Okay. Noi ci laviamo i denti e tu devi indovinare che cosa diciamo. Cosa diciamo mentre ci laviamo i denti. Ok. Ok? Ta e ta. Lui si laverà i denti e tu dovrai indovinare quello che dice. Se qualora capissi la frase, è un aforisma molto bello, te lo puoi anche rivendere in altri momenti. Va bene. Prego. La vita è come la roccia, un giro sbagliato se ne va come lenti. La vita è come la doccia. Un giro sbagliato se come nell'acqua bollente. Bravo! Bravo! Complimenti! Oh, puh! Ma è cattivo! Che te lo no! Boom! Tutta la puntata questa cosa un po'. Allora fai più delicato, tocca no? Tocca a Fabrizio. Puh! Allora. Fai tu dire il segreto della Sfinge, che qui una cosa che dopo Sfinge. Che cosa fa e gira la Sfinge? Prima caga e poi spinge. Però no. No. Sai tu dirmi il segreto della Sfinge, che prima caga e dopo spinge. Sai tu dirmi il segreto della Sfinge, che prima caga e poi spinge. Bravissimo. Ora non saprai mai qual è la nostra penitenza se tu avessi perso. Ah, perché è finito? Giancarlo, oh. È arrivato un momento in cui c'è un gioco di parole che definirei geniale. Geniale e allo stesso tempo imbarazzante. Esatto. C'è una domanda. Qual è il segreto? È mia la domanda. Scusami. No. Il mio momento preferito. Il segreto del suo... Del... Ecco. Del suo... voleva fare, capito? La deve fare per forza. Il segreto? Dimmelo. Il segreto del tuo successo. Che noi siamo seduti sul cesso. Questo è il gabinetto. Si vedono le palle. No. Noi siamo seduti sul cesso. Siamo tornati alla spiegazione di merda. Che esatto. E tu devi dirci il segreto del tuo successo. Abbiamo anche scritto qua, non lo vedete. Il successo è quella cosa quando raggiungi, no? Che sei riconosciuto è successo, però anche cesso è anche il gabinetto, no? Esatto. Dove beh, si fa. Basta. Il segreto successo è non portarsi il cellulare. Questo l'abbiamo detto. Il segreto successo. Quello è successo. Quello del tuo successo? Non lo so. Chi lo sa? No, non lo so. Dirò una cosa banale, scontata, impegno, volontà, studio. Beh, più di quello non credo. Anche successo comunque, impegno, volontà e studio, certo. Funziona. Sotto esame sicuramente. Adesso questo invece è il momento guilty pleasure. Sai cos'è un guilty pleasure? No. È un piacere per una cosa, per una un'attitudine che hai, ma che non hai il coraggio di dire. Vabbè, tipo che aspetta, volete sapere? Adesso noi ti elenchiamo una serie di ambiti. Categorie. Okay. No? E tu devi dirci in quella categoria qual è il tuo guilty pleasure. Cibo. Pane e Coca-Cola. Cioè in senso inzuppato. Veramente. Allora, lo facevo quando ero piccolo, non lo faccio tuttora, però così, in rari momenti dove vuoi un pochettino riacquistare quella fanciullezza di una volta... Pane e magari Coca Zero, no? Per fare le cose. Poi no, pane. Ma sai che Coca normale. Coca normale. Sì. Pane Zero, no. A me fa schifo sia pure la Coca-Cola da sola. Te fa schifo la Coca-Cola. Pane però non bevo Coca-Cola, quindi... Vabbè, però pane e Coca-Cola. Io con il vino lo faccio. È vero. Una cosa vino tutti lo fanno. Ma non è vero, una volta che faccio questa cosa, che stai facendo, Fabrizio? No, ma se ogni volta lo fanno, dopo fanno tutti, si sentono in diritto di... A me mi giudicano. Film o serie TV, insomma. Oddio. Puoi anche dire se sei in difficoltà, il film che piace a tutti e che a te non piace, invece, il contrario. No, quella serie che hanno guardato tutti, Dark. Dark. Non mi piace. Non manco l'ho vista. Quindi. Mi sono addormentato. Dobbiamo sempre, trovare un termine per questo. Sai la mia guilty pleasure? Non perché non piace a nessuno, perché forse non sono target, è scam. Davvero? Perché molti dicono, come ti scam, non sei una pischella di 20 anni. Mi piace tanto. Non che sia fatta male che deve essere un guilty, però... Però è vero, no? Si stupiscono quando mi si piace. Si stupiscono, vedi, però l'hanno vista tutti. Tutti. No, infatti, ma per me una serie è l'unica serie che parla davvero di giovani non fatta da vecchi. Vero. E fanno quelle cose. Yeah, hashtag! Non nessuno fa. Se tu da giovane ti ritrovi imbarazzatissimo a dover ripetere queste cose. Nella moda, qual è il tuo guilty pleasure? Si può dire? Certo, tutto si può dire. Devi dirlo. Cioè, già che dici si può dire, ho detto ok, c'è la risposta. L'harness. Che cos'è? No, dai. Tu hai fatto così, ho pensato alla cosa e c'ha Vegeta addosso. No, dai, le cinture quelle lì belle, con le...
Bondage. Quelle robe che usano per fare. Adesso so che lo, cioè, lo vedo spesso nella moda e mi piace, però non l'ho mai detto. Adesso sì. Vabbè. Adesso arriveranno tutti i bondage. E mandate, io provo mandate, volentieri. Mandate. E i corpetti pure. Corpetti. I corpetti per maschilica. E poi c'è l'odore. Che è il guilty pleasure. Vabbè, ragazzi, le scorregge. Oh, mi piacciono un botto. Bravo, cioè, doganiamo quando... anche. Anche le mie? No, le mie, no, le, degli altri sempre. No, le mie sì, un sacco. Spero sempre siamo con apprezza le mie, ma... Niente, ci immagini l'ospite prossimo, le scorregge di Claudio Conica. Oh, finalmente. Quella sarà la vittoria del CSU. Eoloriche. Però mi sto preoccupando, mi sto cominciando a preoccupare perché iniziano a piacermi pure quelle del mio cane. Quello perché stai diventando una cosa sola. Ma di nuovo il momento gioco! Il mio preferito! A questo ti garantisco che perderai. Bene, iniziamo col gioco. Lo spiego io o lo spieghi tu? Lo sai io forse. Io voglio la spiegazione di merda però. Spiegazione deve essere di merda. Allora, no, questo è facile spiegarlo, dai. Indovina il prodotto. Noi ti leggeremo una serie di ingredienti che si usano per fare quel prodotto. Per aiutarti, sono ingredienti che generalmente si usano comunque in bagno. Esatto. No, non per forza. Una pippa, cioè non vabbè, conosco vabbè, però ti ricordi quando noi stavamo al cesso e non c'eravamo i cellulari, quindi non noi insieme, dico qua, da piccoli. Infatti ho detto, da piccoli si stava al cesso senza cellulare, cioè, ti leggevi la prima cosa che capitava. Ecco, noi ti leggeremo una serie di ingredienti e tu dovrai indovinare il prodotto. Ok. Vai, vado io? Vai. Acqua / water. H2O. No, vabbè, questo no. Devo fare l'elenco. Acqua. Hydrogen peroxide. Cetearil alcohol. Lauret-3, Exildecil laurate, Cetearet 20, Exildecanol, virgola, poi un altro, oxiquiloline sulfate, etidronic acid. Di che prodotto si tratta? Boh, a me mi è venuto in mente tipo una sorta di sapone bagnoschiuma al cetriolo. No! Errore! Addio Giancarlo. Bello. Giancarlo è morto. È scomparso. Non ci sono più. Oh, e questa è la nostra punizione, no? Punizione. Si trattava in realtà di un prodotto che tu conosci bene perché l'avrai usato per fare gemi, perché è la tintura per fare i capelli biondi. Oh, capito? Ma non l'ho usata io, me l'hanno fatta. Dovevi chiedere cosa mi state mettendo in testa, signori. Io non mi metto. Ti fanno mangiare il veleno, lo mangi? Dicono, ti buttano alla finestra, finestra. Cioè, prima o poi sei una star, prima o poi dovrei essere come quegli attori cacacazzi che dicono: scusa, cosa c'è dentro il mio pranzo? È vero, io dovrei iniziare a essere più cacacazzi perché sennò. Tu non sei cacacazzi sul set? No. Male, non farai mai carriera. Ha già fatto. No, ma che ancora? Aspetta. Me lo dirà. Allora, apriamo un po' per far areggiare. Anche perché voi da casa non vedete, ma Giancarlo ha scorreggiato. Esatto. Guardate, sì. Vabbè, allora aspetta, chiudi. Approfitta. Fai tra casa. Approfitta. Bene, adesso non ci resta che chiudere, ma vogliamo chiudere con una domanda. Non fatta da noi, ma come se venisse fatta dai veri presentatori, quelli della televisione. Quindi, però, scegli tu, tra tre persone, da chi farti fare la domanda. Francesca Fagnani, Gigi Marzullo o Barbara D'Urso? Assolutamente Gigi Marzullo. Perfetto. Giancarlo. Sì. Come parla? Gigi Marzullo. Sì, un po' così sottovoce. Come... Giancarlo. Sì. Come un prete. Giancarlo. Sì. Gigi. È meglio essere di una bellezza irresistibile o resistere a un essere bellissimo? Resistere a un essere bellissimo. Sottovoce, buonanotte. Buonanotte, una notte per amare, una notte. That's a fuck, c'è pure cazzo. Non ti ho nessuno. Bello. Guarda che roba che fa con la gamba. Pazzesco. Oh, studiato, Ha studiato. Yeah. Guarda che roba. Tiè. Grazie, bene. Quando sanno usare scorreggia, le fanno usare il dettaglio proprio direttamente dalla fonte. Giancarlo, noi ti ringraziamo per essere stato qui. Giancarlo Commare, grazie. Diciamo però un regalino prima. Ah, via. Io potrai vendicarti se vuoi con noi. Molto volentieri. Sai benissimo come farlo. Insomma. Ecco, che tu bello, puoi farne buon uso. Una carta igienica con i nostri splendidi volti. Con le nostre facce di merda. Però io dovrò così ti puoi pulire il culo con la nostra. Che faccia. Però io dovrò mettere contro al muro. No, non farlo, io sono contrario a questa cosa. A te piace così? Certo. Però quando ti metti il peperoncino negli occhi, mi spugni con latte. Perfetto. Delle cose. Grazie mille Giancarlo. Come cintura, esatto. Grazie Giancarlo, ciao. Grazie, a tutti. Ciao, alla prossima puntata. Oh.
Grazie. Grazie. Ora uscite e trovo a casa. Finito. Wow. Esci da quel che figata.